C'è un pezzo importante, storico e carismatico della Curva Sud, che nella partita di sabato contro il Benevento sarà nuovamente al suo posto. Si tratta di Franco Iannuzzi, leader indiscusso di un settore rifondato nel 2009, al quale l'amministrativista Enzo Maria Marenghi è riuscito, sabato scorso, a far sospendere il provvedimento che gli impediva l'accesso agli stadi. La vicenda, tuttora al vaglio della magistratura, resta da chiarire, ma il risultato ottenuto al TAR è chiaramente un segnale importante, non solo per Franco Iannuzzi. Eh sì, mi è fatto piacere, mi faceva più piacere se riuscivo a far entrare anche gli altri, perché gli altri, ripeto, sono più importanti in questo momento, danno una mano, come Catello, come quell'altro ragazzo Eugenio, che onestamente sono ragazzi che si hanno da fare, quindi mi interessava più che rientrassero loro. Però io, cioè, ho dovuto aprire la strada a loro perché, per farle capire che c'è la possibilità, insomma, di superare questo piccolo problema che abbiamo avuto in estate, e quindi io spero che presto riescano a rientrare anche loro. Vicenda personale a parte, per Franco Iannuzzi il vero ritorno che sabato sera si augura di festeggiare è chiaramente quello della vittoria contro il Benevento. Ma l'Avellino deve reagire bene, cioè deve affrontare questa squadra con molta determinazione e senza paura. Ripeto, noi siamo l'Avellino e lo dobbiamo dimostrare sul campo, e i giocatori, ripeto, devono dare tutto se stessi in questi 90 minuti. È una partita particolare, è un derby, però noi da questo derby vogliamo uscire vincitori, perché, ripeto, c'è la possibilità di farcela, perché penso che abbiamo imboccato la strada giusta, e con questa determinazione e questa voglia di fare sono sicuro che riusciremo a uscire da questa brutta situazione e riusciremo a battere anche il Benevento sabato prossimo. Dobbiamo attenderci qualche coreografia importante? Vabbè, se ci sarà qualcosa sarà tutta una sorpresa. Io da tifoso, ripeto, mi auguro che l'Avellino vinca sabato e sia una giornata di sport, perché, ripeto, questo dobbiamo far capire a coloro che ci vedono, sia per televisione, che ci vedono, che questa è una tifoseria matura, una tifoseria sportiva, che sa affrontare anche in questo tempo in particolare, questa situazione la sa affrontare molto bene.